Con l'occasione della presenza ad Arco di una classe della scuola media della città gemellata di Schotten, in viaggio di scambio culturale con la media arcense di Prabi, si è festeggiata ieri la Festa d'Europa, alla presenza anche di due classi delle medie di Arco, due dell'Istituto Gardascuola e una del Centro di Formazione Professionale UPT. I ragazzi, in tutto una settantina, assieme agli insegnanti hanno sfilato in via Segantini sventolando la bandiera azzurra d'Europa per incontrare in piazza 3 Novembre la rappresentanza della città con il sindaco ed assessori. La visita dei ragazzi tedeschi fa parte del fitto programma di rapporti e di scambi culturali relativi al gemellaggio, gestiti dal Comitato Arco Obiettivo Europa. Gli alunni della media di Schotten rimangono ad Arco per tutta la settimana. Noi stiamo festeggiando, anche se in ritardo, la Festa d'Europa. La Festa d'Europa sarebbe il 9 di maggio. Erano i nostri piani di fare questa sfilata con le bandiere europee proprio il 9 maggio, ma abbiamo aspettato questa settimana, cioè oggi sono passati solamente 6 giorni, perché arrivava qui ad Arco la scuola media di Schotten, che tutti gli anni fa uno scambio con la scuola media di Arco. E allora, visto che abbiamo gli ospiti di Schotten qui ad Arco, abbiamo preferito farla assieme tra le scuole medie di Arco e le scuole di Schotten. Che attività fanno questa settimana i ragazzi di Schotten? Con la scuola media fanno degli scambi, faranno visita al castello, visita alla città di Arco, adesso c'è il saluto del sindaco, poi saranno per un pomeriggio alla palestra di Rockmaster. E faranno anche un giro sul lago di Garda con il battello. Ecco, chiaramente sempre in contatto con la scuola media che li sta seguendo. A fine maggio poi anche la scuola media di Bogen sarà ospite qui ad Arco e avrà un incontro con la nostra scuola media. Faranno un'attività simile a questa qui di Schotten, in sostanza.